Ci troviamo in un momento storico abbastanza particolare, quasi paradossale da un certo punto di vista, nel senso che noi chirurghi oncologi che ci occupiamo del carcinoma della mammella tendiamo adesso sempre più a ridurre l'entità dell'asportazione chirurgica, a fare degli interventi sempre più limitati, a ridurre il più possibile anche l'asportazione ad esempio dei linfonodi ascellari, mentre dall'altra parte stiamo osservando, soprattutto negli Stati Uniti, un incremento abbastanza deciso del numero di interventi di mastectomia. Questo può essere legato a diversi aspetti, da una parte all'incremento dell'uso della risonanza magnetica che ogni tanto può anche forzare all'estensione dell'asportazione chirurgica, a volte anche diciamo così, a un approccio difensivo da parte del medico e perché no anche ad una diciamo così, maggiore attenzione sulle problematiche sugli interventi di riduzione del rischio. Sicuramente il carcinoma della mammella è l'argomento principale della nostra attività, ci sono in Italia adesso circa 48.000 nuovi casi di tumore al seno ogni anno e quindi questo rappresenta certamente la nostra attività principale, ma questo non vuol dire che la patologia o le condizioni benigne della mammella non richiedano grande attenzione perché certamente rappresentano una quota importante della nostra attività. Quindi il nostro obiettivo deve essere quello di dare delle indicazioni chiare ed evitare soprattutto interventi chirurgici inutili o non giustificati in presenza di condizioni benigni della mammella e quindi è opportuno che laddove ci siano delle situazioni cliniche di benignità comunque si ricorra al parere dello specialista per evitare di andare incontro a interventi chirurgici a volte ingiustificati.